Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, dove potete trovare idee per ricette healthy, veloci e facili. Se vi piacciono video di questo genere mettete un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e seguitemi sul mio profilo Instagram e sulla pagina Facebook, dove pubblico tante altre ricettine di cui non faccio i video. Ultimamente sto preparando spesso il salmone con i peperoni e per questo ho deciso di condividere questa ricetta facilissima che vi consiglio di provare. Rivestite una teglia con la carta forno e ungetela con dell'olio. Io di solito lo spennello in modo tale che ne utilizzo davvero pochissimo. Se vi state chiedendo perché utilizzo la carta forno, è proprio per non mettere a contatto direttamente gli ingredienti con il metallo e poi in questo modo la teglia si sporca meno. Ho tagliato i peperoni a listarelle, questi sono due peperoni piccoli, perciò in base alle dosi e alle persone che devono mangiare, regolatevi. Sto mettendo direttamente il sale e poi ci andrò ad adagiare sopra i filetti di salmone, potete anche utilizzare il trancio. Questi sono due filetti da circa 200 grammi ciascuno. Sopra il filetto di salmone vado a mettere le spezie, queste sono delle spezie per pesce della Lidl, che se le trovate ve le straconsiglio perché fanno buonissimo qualsiasi tipo di pesce. Poi aggiungo i capperi, questi sono quelli selvatici sott'aceto. Solitamente non compro i capperi al supermercato perché non mi piacciono. E basta, adesso vado a mettere in forno che ho già riscaldato per 15 minuti. Dopodiché tiro fuori dal forno e aggiungo il vino bianco e i pomodorini. Ho tagliato circa una decina di pomodorini. Rimetto nuovamente tutto in forno per circa 15 minuti ed è pronto. Una ricetta velocissima ma stra buonissima, oltre che facile, ve la consiglio. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e seguitemi su Instagram e su Facebook dove pubblico tante altre ricettine di cui non faccio i video. Detto ciò vi saluto e vi aspetto al mio prossimo video. Ciao ciao!